occorre avere chiara contezza del fatto che oggi la democrazia, se ancora esiste, esiste in queste piccole comunità resistenti che lottano in nome dei loro diritti e della loro terra. Abbiamo il popolo delle Puglie che sta eroicamente protestando, c'è il popolo del Piemonte che protesta contro la TAV, in Sicilia protestano contro il MUOS. Una cosa? No, non l'hai troppo, le do la parola. Ma se c'è un interesse nazionale, no? Galletti oggi mensilmente dice ci sono state anche, c'è stata una commissione terza, diciamo, che ha valutato l'impatto e tutto. Cioè, se c'è un interesse nazionale e le comunità possono sempre insorgere, no, glielo chiedo. No, no, ma in per questo capire. Caso non è un cioè, interesse nazionale. Si... L'interesse nazionale non può mai essere un interesse contro il popolo o i popoli della nazione. Se ma non così è un si interesse rischia di nazionale. Non fare più nulla. No, assolutamente. Io prescindo dal caso della TAP. Si può comporre, non si può in ogni caso prescindere dal fatto che oggi vi sono comunità democratiche che resistono e che puntualmente vengono represse, talvolta in casi estremi, a suon di manganellate. Ora, appurato il fatto che il Partito Democratico ha abbandonato Gramsci, perché se Gramsci fosse qui con noi oggi sarebbe in piazza a manifestare con il popolo delle Puglie o del Piemonte, non a difendere, non la dovete lasciare stare voi che l'avete ucciso, che l'avete ucciso 10 volte, facciamo concludere Fusaro nella tomba, grazie a voi che l'avete ucciso una seconda volta dopo il fascismo. Voi dovreste averlo per Gramsci, ma lei abbia rispetto dell'intelligenza di chi ha capito che cos'è realmente il Partito Democratico, il partito dell'elite finanziaria per calmierare il dissenso, come ha detto lei. Gramsci non voleva calmierare il dissenso, voleva che il dissenso diventasse spirito di scissione rivoluzionario, non voleva calmierare il dissenso a favore dell'elite, mi scusi tanto. Dipende se a favore dell'elite che lei difende, se, a favore che il vostro partito se il tema è usare meno carbone e portare scusi, un beneficio per i cittadini italiani. Usa violenza nei miei riguardi. Oh, Uso violenza nel suo riguardo. E restituisco garbatamente la parola a chi me l'ha tolta. Questo è il punto fondamentale. Oggi la democrazia esiste come luogo di resistenza dei popoli e delle comunità e viene repressa dall'elite dominanti in tutti i modi. Quello che si diceva, il lavoro che viene represso, i diritti che spariscono. Due casi soltanto, lasciatemi portare a giovamento di quello che sto dicendo, a proposito dell'Europa anche. Si chiamano Laval e Viking, aziende che in Svezia, ma si possono fare casi italiani anche, hanno violato i diritti del lavoro e che la Commissione della Giustizia Europea, la Corte di Giustizia Europea, ha dato ragione alle aziende contro il lavoro. Quindi di quali diritti della democrazia del popolo stiamo parlando? Pasquino, questa è l'Unione Europea. Siamo quasi in conclusione.